Ciao a tutti, eccoci qui con un altro video di dicembre e anche oggi video tutorial low cost perché voglio usare i prodotti Make Up Revolution, ma soprattutto voglio usare uno degli ink crayon di Maybelline che sono usciti in primavera estate e se non sbaglio io sono stata la prima a parlarvene o comunque a mostrarveli. E trovate un video con tutti gli swatch. Ne ho solo uno nuovo che è questo qui e si chiama Accept a Dare. E me l'ha comprato mia sorella quando è andata a Dublino. E perché se non sbaglio in Italia questo colore non si trova neanche su Amazon, eccetera. Però insomma, tutti questi ci sono. Magari cerco di non usare questo. E probabilmente userò uno degli scuri perché insomma sono molto mood dark lips ultimamente. Quindi partiamo. Anche questa volta come base sugli occhi vado ad applicare il correttore e scelgo il Conceal and Hydrate Concealer di Make Up Revolution nella tonalità C2. La palette che vado ad usare è la Make Magic di Carmi MUA. Sì, ho qualche palette vecchia di Make Up Revolution, quindi tra le più nuove e sicuramente tra quelle che trovate in giro, questa è quella che mi sento di usare. E è molto bella, molto estiva e colorata, però insomma troveremo uno spunto per un look un po' più invernale e festivo. Mi piace molto il fatto che abbia uno specchio bello grande. Iniziamo con Confidence, questo qui, che vado a sfumare sopra la piega. Su di me, come vedete, risulta abbastanza neutro. Scelgo poi Dark Side, questo più scuro, e con lo stesso pennello ne prelevo un pochino e lo vado a sfumare nella V esterna. Una cosa che mi piace fare ultimamente è scegliere poi un pennello grande. Questo è lo Spotlight di MULAC che servirebbe per l'illuminante, però va benissimo anche per sfumare bene i bordi e diffondere l'ombretto. Vado quindi a fare una cut crease o comunque a pulire la prima parte di palpebra sempre con il correttore che ho usato come base. E con un pennello da ombretto inizio con questo grande, vado ad applicare Cause of You, questo qui. Se serve mi aiuto comunque col dito. Ok, per rendere la cosa un po' più interessante, vado a scegliere anche Bite Me e Money Maker, questi due qui, e li scelgo sempre col dito, li scelgo, li applico. Ok, ho sistemato anche un po' lo scuro in modo da avere un po' più di contrasto e definizione. Ok, l'eyeliner non può mancare, vado quindi a scegliere il Waterproof Liquid Eyeliner
di Make Up Revolution, sperando di riuscire ad applicarlo decentemente. Non è tra i miei preferiti e non lo è. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Non aggiungo altro perché altrimenti ho paura di fare casino. Come faccio sempre, stoppo gli occhi e passo al viso e vado ad applicare il primer You Better Work di Essence. Questo è Gym Proof Primer con SPF 20 e dovrebbe avere anche un Instant Blur Effect, che su di me funziona e anche no. Però la cosa bella è che è verde e quindi se avete una pelle con tanti rossori, brufoli rossi, segni rossi, brufoletti, cuperose, eccetera, questo è buono. È un po' corposo, bisogna tirarlo bene. Riscelgo quindi il correttore che ho usato come base e lo vado ad applicare in zona occhiaie, sperando sempre che faccia il miracolo, ma non lo fa. Questo comunque è un correttore abbastanza chiaro. Però è ottimo per illuminare. Il fondotinta è della stessa linea, quindi Conceal and Hydrate, tonalità F6, quindi un po' più nelle mie corde, anzi nelle mie tonalità. Di questo ne basta veramente poco, perché ho capito che è davvero super coprente e mi piace col pennello, ma in questi giorni lo sto usando applicato con la blender, cosa che non facevo da un bel po'. E non mi dispiace neanche così. Magari con la blender ne serve un pochetto di più, con il pennello un pump è più che sufficiente. Anche la cipria è di Revolution ed è la Bake and Blot versione trasparente. Ok, posso tornare agli occhi e nella rima interna applico una matita nera. Questa è la 24 ore di Deborah, versione Keytelling. Questa matita non è super nera, però mi piace come si applica perché risulta subito sfumata. Ok, per la rima inferiore riprendo Dark Side e lo sfumo qui nella prima parte, così da congiungermi anche con l'eyeliner e la V esterna superiore. E per la seconda parte di palpebra vado a scegliere Bite Me, mixato a Money Maker. Non sono facilissimi perché sono ombretti che si applicano meglio con le dita. Sono un cream to powder e proprio la texture sia con le dita che con il pennello è già molto cremosa. Come vedete si lascia il buco. E questo dorato qui è molto particolare perché ha proprio delle, sembra foglia oro, delle particelle che sembrano foglia oro. Se vi sembra di aver esagerato un pochino, blender e vado a ridefinire un po'. Anche il mascara che uso è di Maybelline Snap Scara. Questo è adatto anche agli occhi sensibili, a chi non regge magari formule troppo pesanti, sia di mascara sia di detergenti, perché si leva con l'acqua calda. Comunque, insomma, è una bella formula, ha anche uno scovolino che mi piace ed è, lo trovo un mascara abbastanza allungante.
visto che ci sono sopracciglia e le sistemo con la Precise Brow Pencil, sempre di Make Up Revolution, tonalità dark brown. Questa è una micromina. Io di solito non amo questo tipo di prodotti perché io non faccio mai le sopracciglia peletto per peletto, ma questa non vi ho mai nascosto che mi è piaciuta da subito. Passiamo alle labbra e vediamo com'è la situa con le labbra scure. Scelgo il numero 55 Make It Happen, che è quello un po' più sul, diciamo, vinaccia. E il bello di questi è che sono abbastanza puntiti, c'è anche il temperino qui, così si può fare il bordo e poi riempire le labbra. In questo periodo dovrebbero distribuirli in Italia, credo, perché ho visto le pubblicità su Instagram, su YouTube, eccetera, proprio in italiano. Quindi mi sa che li stanno lanciando. Se trovate ancora uno stand Maybelline da qualche parte, ve li consiglio perché sono molto molto facili da applicare, non sono come una tinta, questi sono proprio più veloci e poi essendo così a pennarello, pastello, insomma loro li chiamano ink crayon, quindi pastello, sono velocissimi. Cioè basta fare così, proprio non serve, non, qui non serve l'attenzione.
che si deve avere per una tinta labbra. E prendeteli, le colorazioni sono molto carine e davvero resistono tanto. All'inizio non vi sembra perché comunque sono morbidi nell'applicazione, però poi si fissano e rimangono immobili praticamente. In ogni caso io non trovo più stand Maybelline e se ci sono non sono forniti e non hanno assolutamente le novità. Mi dispiace perché insomma, secondo me Maybelline era un brand abbastanza venduto, cercato, eccetera, ma ultimamente proprio sotto zero e non capisco perché. Da Tigotà non ci sono più. Infatti, tutte le cose che ho acquistato o da Nottino o da Amazon e in negozi fisici basta. Non lo so. Vabbè. Comunque, insomma, questo è il look terminato, un po' strong, forse anche un po' inusuale, non so, l'ho fatto un po' senza pensarci e volevo usare la palette e il rossetto e magari all'inizio avevo in mente qualcos'altro, non avrei mai abbinato, diciamo, questi colori insieme, però alla fine non mi dispiace, quindi insomma abbiamo scoperto anche un abbinamento nuovo. E fatemi sapere se anche a voi è piaciuto questo look e alla prossima. Ciao!